Quanto è bravo Walter Rolfo. Walterino, eccolo qua, che eleganza. Sono le mani, sono legate in maniera veramente imbarazzante. Ma lei no. Lui è giovanissimo, bellissimo e il più bravo mago d'Italia. Bene, questa era la seconda storia e adesso un momento magico con Walter. Grazie. Allora, vediamo che volevo parlare. Che gioco di magia ci prepara? No, no, stavolta parlo di psicologia. Ah, psicologia? Sì, perché in America hanno fatto uno studio su come la gente scarti i regali e si è scoperto che a seconda di come uno scarta i regali, cioè rompe la carta, si rispecchia una personalità diversa. Mi spiego, per esempio, c'è chi è molto preciso nel da rompere i regali. Penso che vi sia capitato di trovare persone che siano meticolose, vadano piano, che ti viene quasi voglia di strapparglielo tu dal nervoso, perché io sono curiosissimo e quindi li strapperei io. Ci sono quelli invece che sono molto più veloci, più intesi. Irruenti. Cioè, sì, strondun, ciao. Sì, così, vero. Strappano tutto. E invece poi ci sono le vie di mezzo, ecco, queste sono le più, non dico pericolose, perché comunque, però sono quelli più inaspettati, che non sai mai, tacchete, cosa faccio? Un po' vanno piano, un po' vanno forte, allora non sai mai cosa aspettarti. E queste sono le persone che certe volte sono tranquille, certe volte invece sbottano e quindi sono più strane da giudicare o da valutare. Invece io per esempio ho aggiunto una cosa a questo studio, per esempio la mia mamma è una persona molto parsimoniosa e ama riciclare la carta. Ah, è una mamma ecologica. Sì, sì. E oltretutto, sai qual è la cosa strana? Sai chi è che ha commissionato questo studio in America? Babbo Natale. Ah, che sì. Bravo! Però, tieni, te lo regalo. Sì, però, si parla sempre di Babbo Natale, ma in realtà io voglio parlare delle renne di Babbo Natale, perché è giusto che non si tratti sempre solo Babbo Natale, ma anche le renne. Io quest'oggi, qua, voglio far apparire due renne. Due renne? Quattro? No. Due? Qua. Piccole. Sì, attenzione, perché basta solamente soffiare sulla carta e ta 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 ta, ta. No. Però... Cosa ci fai tu qua? Avevo detto a Pasqua, non a Natale. Tu sei a Pasqua, non a Natale, no. Però è un simbolo di pace che va bene sempre, aiuto. Mi ha rovinato il gioco, Raffaella, niente. No, bravissimo Walter. Veramente bravo, complimenti. Bravissimo. Non so. Cosa sta facendo? Vabbè, io capisco che lei non si è interessato al nostro, ai nostri giochi, alla nostra serata, addirittura no, a leggere scusi, il giornale e poi andare fuori. No, mi scusi, ero sovrappensiero. No, guarda, metto. No, non è caso che adesso lei lo strappi, lasci stare. No, ma sa, non vorrei cadere in tentazione, poi no, lo dovrei rileggere. Insomma, no, vabbè, ma lo è, scusi, No, no, poi sa, già mi ha richiamato una volta ed è tanto, ma mi dovesse richiamare anche una seconda. Vabbè, sarebbe proprio uno scandalo, non vorrei. Poi sa, sono abbastanza interessato a questo giornale. Perché? Sto cercando la. Scusi, Cerca qua, scusi. Eh sì, sugli annunci economici, sa, sto cercando lavoro come mago. Allora, questo per esempio non l'ho ancora letto. Silvestre, scusa, mi presti la giacca? Mai dove? Sì. Ecco. Tolga il microfono da loro. Sì. Mi vuoi dare, mi aiuti? Puoi filarti la giacca? Sì, ecco, la rivesta. Chiedo bene a tutti quanti gli uomini che ci stanno guardando perché la sto rivestendo. Ma si figuri. Grazie, cosa per la rosa? Modello grazie. Valentino. Modello Valentino. Senti, vuoi fare un nodo qua sul polso? Ecco, stringi pure, fermati solo quando. Sì, fermati solo quando diventa blu. Ok? Fai un altro nodo? Sì, un altro. Bene. Non è personale, no? No. Perfetto, vuoi farmi altri due nodi qua dietro? Sì. Questa qua potrebbe essere una posizione sogno. Grazie.
qua. Torna al collo? Sì, e adesso fai due nodi come quelli che hai fatto sul polso, però stringi un po' di meno. Non sa che le mancano quattro esami. Vabbè. No, no, io. Vabbè, questo è l'ultima parte. Che si è presa dal mio sogno, sì. Ma insomma, basta fino a questo stringi punto. Pure. Mi fai passare questa cosa qui dentro al braccio? Mi fai passare la corda dentro al braccio anche tutta? Tu? Sì, sì, tutta, tutta. Fai una cosa, di nuovo, lo stesso braccio. Male questo gioco. Ecco, un'altra volta, ancora. Perfetto. Di nuovo. Dentro? Di nuovo anche... Sì, perfetto. Ci siamo. E così mi fate anche da notare, perché state testimoniando che... Sì. Io vedo che lei ci sta mettendo una cattiveria inusitata. No, guarda, si vede. Io sì. Faccio pure... Vuoi fare un altro nodo qua davanti alla pancia? Sì. Fai attenzione qua. Sì. Evitiamo che finisca ecco, sì, fai due nodi. Anche qua fai attenzione perché ci tengo più che al collo. Ecco, attenzione. Sì, piano. Ah, perché stringi? Bene. E poi, perfetto, stringi pure. Bene, posso chiederti un piacere di entrare qua dentro la cabina medianica insieme a me? Sì, ha detto già. Sono legato, però, dai, su, prego. Vieni anche se abbiamo sì, io. Sì, ma è legato, no. Mago, io. Posso, mi fai l'assistenza? Deve essere piacere alzare il telo. E facciamo solo una prova di alzata, eh. Dovete alzare il telo, teso di sopra la mia testa. Alzate, teso e sopra. Più teso, andrai indietro. Ok, abbassa. Ok, abbassate, voglio... Vi fate un piacere... No, tira pure giù, che vedano tutti che non è successo ancora nulla. No, non è successo nulla. Perfetto. Posso chiedere un piacere, signor Costanzo? Sì. Vi potreste prendere tutti quanti per mano? Per fare una catena medianica, è importante. Sì. È importante. Grazie. Ok, alzate pure il telo, alzate anche le mani. Bene, contate insieme a me. 1, 2, 3, 4... Perfetto, 5. Giù il telo. Ma tu lavori con lui? No. Lei si è messo la giacca? Sì, così può anche controllare che i nodi siano gli stessi che ha fatto. È la mia giacca, con tutta la cattiveria. La giacca era sua, non è truccata, vuoi controllare? Però la giacca ce l'aveva lei. Sì. È difficile mettersi la giacca con le mani legate, vi sfido a farlo anche solo con le mani legate. Non so chi vuole.